Non è una scuola, non è un luogo dove si fa solo ricerca, è un luogo dove la ricerca è associata al fare. Open Design School è un processo creativo, è un processo che porta alla definizione di vari progetti. L'autocostruzione di quello che mettiamo in opera, e non c'è quindi solo progettazione, ma anche l'utilizzo dei nostri elementi modulari che di volta in volta si adattano alle esigenze più disparate. Finalmente rende tangibile che cos'è un laboratorio di progettazione. L'approccio di Open Design School non riguarda soltanto il design, la progettazione delle strutture. I designer e gli architetti che collaborano con noi sono chiamati a realizzare fisicamente quello che progettano e quindi a confrontarsi non solo con l'ideazione del progetto, ma anche con la sua trasformazione in realtà fisica. Il laboratorio è stato il centro di questa produzione, con l'utilizzo di macchinari di falegnameria tradizionale, ma anche con l'utilizzo di nuove tecnologie. Un'operazione culturale perché di fatto abbiamo dimostrato che i luoghi non sono fissi, le architetture sono organiche e si trasformano esattamente come le persone. Questo studio, iniziato nel 2015, ce lo siamo portati dietro e l'abbiamo fatto crescere. L'importanza del processo di co-creazione, che in questo caso ha assunto un valore veramente completo e potentissimo. Il dialogo tra comunicazione visiva e architettura è stato fondamentale per quanto riguarda la leggibilità degli spazi. Un team che ha lavorato per 3 anni per creare dei sistemi costruttivi diversi, tutti con la finalità di essere versatili ma sempre funzionali. Open Design School ha promosso sin dallo scorso anno, dal 2018, quando si è avviato in pianta stabile, un approccio completamente diverso ai luoghi e all'uso dello spazio. Coinvolgere la cittadinanza all'interno di processi co-creativi, così come dare importanza alla periferia, rispetto al centro.